rilievi che avvengono nelle bollette. Ora, io credo, perché succede questo? Perché si è fatta una concezione dell'ecologia come un costo in più, ma una cosa giusta da fare. Per cui se è una cosa giusta da fare, ma è un costo in più, lo Stato si assume questa spesa. Se l'assume lo Stato significa che se l'assume la gente attraverso le bollette. Se invece si fosse ragionato in termini economici, chi è più capace di ridurre gli sprechi energetici è quello che ottiene il maggiore vantaggio di carattere economico. E quindi questa operazione è un'operazione che unisce i vantaggi ecologici con i vantaggi economici. Questa, diciamo, è una scelta che tecnicamente è già dimostrata nei fatti, richiede anche un approfondimento teorico ed è molto importante, a mio modo di vedere, che noi cominciamo anche a rimettere in discussione certe categorie mentali su cui siamo, con cui siamo cresciuti e che ci sembrano ovvie, mentre ovvie non sono. Allora, questo è un primo passaggio, ma io comunque vi chiederei anche di intervenire, nel senso che vorrei rendere il meno formale possibile questo incontro. Quindi chiunque abbia, no, domande sui singoli argomenti, nel momento in cui sono presentati, li facciamo. Facciamo, se volete, anche subito un giro di domande o comunque di curiosità, e diversamente andiamo oltre, però davvero vi invito a cominciare a ragionare intorno al tema. Quindi se c'è qualcuno che ha voglia di fare una prima così, considerazione su quanto detto, lo accogliamo volentieri. Ma se si potevano fare 2 parole di approfondimento sull'esperienza di Tivoli per capire cos'è realmente successo, come sono riusciti a concretizzare l'obiettivo. Ok, va bene. Altre domande in questa direzione qua? Gentilmente io ho ricevuto la contratta adesso, però proprio nel momento in cui il discorso mi interessava di più, se volesse ritornare sul discorso che lei sta proponendo, visto dal punto di vista della sinistra o la sinistra che vede, stava dicendo qualcosa riguardo a questo, io me lo sono perso e mi piacerebbe risentirlo perché mi interessa. Ok. Va bene, allora rifacciamo questi 2 approfondimenti un attimo, poi magari ritorniamo su un terzo argomento che è l'aspetto di quindi come riconvertiamo, no? Tutta una serie di economie, quali sono le economie che più di altre vanno in qualche modo riconvertite, perché poi no? Cioè, ci sono aspetti dell'economia industriale o dell'economia agricola che sono molto più impattanti di altri aspetti, di altri tipi no, di processi produttivi. Quindi forse c'è anche una sorta di selezione da fare in tutto questo, no? Nell'ambito del progetto politico. Sì, tenete conto che, diciamo, le cose da chiarire sono molte, ma molte di più Certo, delle cose che sicuramente, certo, che abbiamo chiarito. pensiamo di aver chiarito. Dimmi, Sì, buonasera. Andrea. No, volevo chiederti anche come prevedete, essendo voi oggi presentandovi come movimento politico, come valutate possibile uscire come valutate la formazione di questo movimento e quindi delle persone che si occuperanno di questo movimento per cercare di non rientrare all'interno di una dinamica di superficialità, visto che purtroppo l'ambiente, l'ecologia, quando si collega alle tematiche di vita quotidiana, purtroppo ha generato quasi sempre superficialità di gestione, perché o per scarsa preparazione delle persone che sono state, che hanno rappresentato il movimento politico, o perché purtroppo ancora oggi l'ambiente non è una prerogativa assoluta se non in termini di informazione, ecco, però non di lotta politica e non di cambiamento economico. Ecco. Come pensate la formazione delle persone che parteciperanno a questo movimento? Faccio un primo passaggio, poi magari ritorniamo. Questo passaggio qui è fondamentale perché l'approssimazione con cui si è
fino ad oggi ha affrontato il tema ambientale una improvvisazione eccessiva, cioè veramente eccessiva. Lo stesso ultimo decreto clima non entra nel merito del problema, nel senso che io me lo sono ridicolo. No, non entra nel merito della questione del problema, cioè affronta aspetti di marginalità, aspetti di gestione di questioni che non potranno mai e poi mai ridurre, no, in modo significativo, come dire, i gas climalteranti che in questo momento sono il nostro problema, no? La formazione, e noi ce lo siamo posti come tema, anzi credo che già sia fondativa questo tipo di preoccupazione. Lo dico perché il movimento, prima ancora di portarsi all'esterno, prima ancora di andare a parlare con le persone, ha pensato che ci dovessero essere dei momenti formativi per tutti coloro che al movimento partecipano e che vorrebbero continuare a partecipare anche, come dire, in forma politica. E quindi sono stati organizzati dei seminari specifici, ormai sono 4 i seminari specifici organizzati, no? Credo uno è stato organizzato a Prato, uno a, ricordami tu perché io... Sono seminari residenziali. Residenziali. Cominciano il venerdì pomeriggio e finiscono domenica dopo pranzo.